Dal Cineteatro Rivoli di Mazara del Vallo siamo con il sindaco Nicola Cristaldi. Allora sindaco, questa sera al Teatro Rivoli con le note di Mezzalira si ricorda un grande artista. Beh sì, si ricorda un po' un periodo, non soltanto un grande artista, ma anche il momento che è diventato ricordo per molte generazioni. Una sorta di oggetto misterioso per le nuove generazioni che è bene che invece venga scoperto, venga illustrato. Oggi ricordiamo un po' tutte le persone che hanno contribuito alla crescita della nostra società attraverso la musica. Partiamo con l'Orchestra Brasil, vediamo l'Avvocato Crescenti che è stato anche un po' il trascinatore di tanti artisti musicisti, ricordiamo Natale Curti, in grande, tutti coloro che hanno contribuito alla crescita e all'affermazione di quell'orchestra, ma anche e soprattutto tutti quei gruppi musicali che poi si sono alternati nel tempo e fino ai primi anni 70 sono diventati interpreti della nostra società. Molti altri sono cresciuti anche dopo, ma la serata doveva pur finire e quindi bene hanno fatto gli organizzatori a fissare in questa sequenza di interpretazioni una precisa data. È una bella occasione per la nostra città, una bella occasione per tutti noi che vogliamo portare anche a coloro che non hanno conosciuto personalmente queste persone, ma che hanno veramente onorato la nostra città, anche se la musica popolare qualche volta è stata tenuta sotto banco, è stata tenuta ai margini. In verità probabilmente una riscoperta non sarebbe stata male. Cosa deve la città di Mazara del Vallo a personalità importanti come Giuseppe Crescenti e l'Orchestra Brasil, che lo ricordiamo è stata vicina ad artisti del passato come Nilla Pizzi, Claudio Villa e lo stesso Giorgio Gaber? Beh, non c'era evento importante e interessante che non fosse aperto dall'Orchestra Brasil, anzi devo dire che spesse volte accadeva che anche arrivassero dei nomi di una certa rilevanza e la gente un po' storceva il naso perché ad aprire quell'evento non era l'Orchestra Brasil. Bisogna dire che era una cosa straordinaria quell'orchestra, perché non c'era la diffusione di oggi, non c'erano i giornali, non c'era internet, non c'era nemmeno la televisione cominciava ad affermarsi, si conoscevano poco i grandi nomi della musica jazz, del swing e anche della musica popolare napoletana secondo una interpretazione nuova. Loro hanno portato la modernità nella nostra città, hanno aperto la serata di carnevale con un modo diverso rispetto a come si apriva prima, hanno creato il carnevalone, hanno creato l'appuntamento che si ripeteva e soprattutto hanno creato questa voglia di lavorare sì, ma anche di trovare il tempo per cantare. Erano tempi in cui si andava cantando al lavoro e probabilmente chi andando al lavoro voleva canticchiare qualcosa, più che ripetere il canto o la canzone di un artista di livello nazionale o internazionale, spesse volte ricordava le canzoni dell'Orchestra Brasil.